Buongiorno, oggi parliamo di ortodonzia intercettiva. L'ortodonzia intercettiva lavora su problemi di tipo scheletrico o disfunzionale e si può considerare una forma di prevenzione in quanto serve a favorire la corretta crescita, a favorire il corretto passaggio dai denti decidui ai denti definitivi e ad eliminare le abitudini viziate. Come si può capire dalla parola, serve appunto ad intercettare eventuali problemi. Questo è possibile tramite una visita. La prima visita è possibile farla già a 12 mesi. Tra 12 mesi e i 3 anni si controllano eventuali modifiche di respirazione, di suzione, eventuali gravi già malformazioni che il bambino possa avere, cioè tra i 12 e i 3 anni si intercettano appunto quelle che possono essere delle anomalie rispetto al corretto funzionamento della suzione e inoltre tra i 12 mesi e i 3 anni dovrebbe compiersi l'eruzione di tutti i denti da latte. Poi tra i 3 anni e i 6 più o meno, diciamo che si possono controllare la presenza di tutti i denti, si controlla che non ci siano carie e poi dai 6 in poi si può parlare di vera e propria intercettiva. Quindi l'intercettiva è quella branca che tra i 6 anni, quando iniziano ad arrivare i primi denti inferiori definitivi, i primi denti posteriori, quindi i primi molari definitivi, ci permette di valutare se il bambino mastica in modo corretto, se tutti i denti sono presenti ed inoltre ci permette di valutare se il bambino ha ad esempio la persistenza del dito, se succhia ancora il dito, oppure se ha una persistenza della deglutizione infantile, quindi se la lingua non poggia in modo corretto sul palato, oppure se ci sono dei frenuli linguali troppo corti. Tutto questo è visibile già, come dicevo, dai 12 mesi, però è verso i 6 anni che si inizia a avere proprio un lavoro in bocca. In realtà, tra i 3 e i 6 c'è una fase che può essere corretta attraverso l'uso di dispositivi elastodontici che sono preformati e quindi possono essere consegnati delle specie di ciucci particolari ai bambini per favorire il corretto sviluppo del massiccio orofaciale. Questo però è un capitolo che necessita di molta collaborazione da parte della famiglia e da parte del bambino, quindi non è accessibile proprio a tutti. Per quanto riguarda invece la seconda fase, noi possiamo andare ad agire su quello che è la situazione orizzontale del bambino, o meglio, se vediamo che il bambino mastica in modo atipico, quindi con dei denti che non contattano, oppure incrociando il morso, quindi se la nostra masticazione non è perfettamente allineata, ma il bambino mastica tutto da un lato o dall'altro, questo è uno dei motivi per portarlo assolutamente dal dentista. Inoltre, l'ortodonzia intercettiva che cos'è? Si avvale di apparecchi che hanno un'azione veloce, quindi la terapia dura circa un anno e è immediatamente risolutiva. Parliamo al di sopra di tutti dell'espansore rapido del palato, che è un dispositivo che viene collegato ai denti da latte e che fa una vera e propria azione ortopedica, ricalibrando a livello trasversale le dimensioni dell'arcata superiore, che spesso è troppo piccola, rispetto a quelle di un'arcata inferiore. Questa ha un'azione di, diciamo, liberazione dell'eventuale crescita della mandibola, di favorimento della respirazione nasale e di favorimento del buon sviluppo della parte del terzo medio del viso. Quindi è un apparecchio che è assolutamente applicabile già quando i denti non sono del tutto permanenti ed è prevedibile ed è assolutamente risolutivo. Questo è uno degli esempi di ortodonzia che si può fare già in questa età. Inoltre, la ortodonzia intercettiva serve anche nel caso in cui appunto il bambino succhi il dito o respiri male o bruxi, proprio perché sono tutti dei comportamenti che poi possono andare incontro a degli squilibri anche strutturali del resto del corpo. La terapia intercettiva, come dicevamo, dura mediamente un anno e di solito questa fase viene seguita da una fase di monitoraggio durante tutta la permuta dei denti. Verso i 12-14 anni, con una variabilità tra un soggetto e l'altro, la
permuta dei denti, quindi tutti i denti definitivi devono trovarsi in bocca e a quel punto si può parlare poi di ortodonzia classica. Perché iniziare prima il trattamento? Perché a lungo termine portare i denti e le arcate a crescere già in modo corretto, quindi andando a intercettare tutto quello che può essere contro il normale sviluppo di arcate e masticazioni, serve nel tempo a dare poi un trattamento di maggior stabilità e a portare anche il resto del corpo ad essere in maggior armonia. Quindi si può agire già prima che i denti siano definitivi? Sì, e si deve. E inoltre le visite vanno fatte proprio dai primi anni di vita, perché già dai primi anni di vita è possibile intercettare tutto quello che poi potrebbe dare dei problemi. E quindi portate i vostri bambini appena è possibile. Buona giornata!